in carico alla municipalità e accentrarle a livello comunale, di giunta comunale. Allora, diciamo che noi sul nostro programma già avevamo scritto le nostre intenzioni di riorganizzare le municipalità, perché sappiamo benissimo come funzionano adesso e non è che vadano proprio bene. Perché? Perché da un lato sono diventate un pochino un fortino di voti per chi le gestisce in questi anni. Molte persone non vanno più a votare quanto andavano a votare anni fa, per cui quelli che si votano le municipalità più o meno sono sempre gli stessi. Questo fine sta cercando anche di portarlo avanti la giunta in essere. Quello che a noi ci è sembrato un po' strano è il modo in cui stanno portando avanti questa riorganizzazione, che non tiene conto di aspetti globali, cioè non tiene conto del volere delle persone, del cittadino. Non abbiamo visto nulla da parte dell'amministrazione che gli chieda un parere diretto alle persone. Abbiamo soltanto visto il disegno del sindaco e della sua giunta che impone il suo volere. Loro lo giustificano dicendo: ma siamo stati votati noi perché avevamo questo programma. E può anche andare bene da una parte, però a noi sembra che ci sia questa deficienza di lasciare fuori, di estromettere a priori tutto quello che può essere un contributo dato anche dalla cittadinanza. Abbiamo guardato queste delibere, sono rivolte a molti argomenti, c'è la parte dell'assistenza, l'assistenza agli anziani per esempio, c'è quello che regolamenta il sistema bibliotecario, poi c'è quello sulla ripetizione scolastica, c'è quello sul trasporto scolastico, c'è quello sugli spazi, per esempio le palestre, gli spazi della municipalità, anche ad associazioni, eccetera. Poi c'è quello che riguarda i patrocini, cioè la possibilità di sponsorizzare, diciamo, delle iniziative, e poi c'è il vero e proprio regolamento delle municipalità. Diciamo che è la cosa, c'è anche quello che riguarda la pianificazione degli spazi, delle concessioni di plateatici, per capirci. Ecco. Il sistema bibliotecario. Avete detto sistema bibliotecario. Diciamo che sono da distinguere, una parte di queste delibere sono di carattere puramente tecnico, dove sì, vengono tolte delle funzioni alla municipalità, però sono delle funzioni che non andrebbero a perdere quello che già c'è come servizio, che sono quelle del bibliotecario, quello dell'assistenza, poi c'è quello della ripetizione scolastica e quello del trasporto scolastico, grosso modo. Qualche differenza noi la vediamo invece per quanto riguardano le funzioni dei patrocini e di quello della gestione degli spazi, cioè la cosa. Quello lì per gli spazi invece delle palestre dobbiamo ancora discuterlo, è l'unico che per adesso è l'unica delibera che è rimasta fuori dal pacchetto delle 8, per cui lo andremo a vedere e lo approfondiremo. In questi giorni, in questa settimana, comunque sembrerebbe che non ci sia ancora in calendario e non vada discusso. Ecco, questo è il quadro di quello che stiamo facendo. Se poi c'è qualche curiosità,
tra uno e l'altro argomento, o se Elena voleva integrarlo. Tanto che le municipalità hanno una funzione di rappresentanza territoriale e di decentramento che è stabilito nel testo unico degli enti locali, che all'articolo 17 dice che ogni comune di sopra i 250.000 abitanti suddivide il territorio in circoscrizioni. Già qui si pone una questione di tipo giuridico, perché la legge di stabilità 2010 ha disposto la non obbligatorietà di questa suddivisione territoriale, però c'è un vizio di forma per cui normalmente una legge che va a modificare una legge rafforzata, qual è il testo unico degli enti locali, presupporrebbe una dichiarazione proprio espressa di modifica del testo unico. Questa dichiarazione espressa non c'è stata, per cui c'è anche all'interno di questo argomento un dubbio appunto di carattere giuridico. Quindi parte delle argomentazioni anche delle opposizioni, non nostra, però è questa. E quello che appunto colpisce è come l'opposizione, quindi PD, insomma, lista Casson, stiano difendendo proprio a spada tratta l'istituto, accusando la maggioranza di fare una mossa puramente politica, perché appunto anche proprio dal modo in cui si stanno muovendo si evince che evidentemente c'è un controllo politico del territorio attraverso appunto la rappresentanza. L'hanno presa come cioè, manovra punitiva. Allora loro continuando ad accusare, no, in qualche modo la maggioranza di fare questa azione puramente politica, a nostro modo di vedere ci fanno capire quanto è di interesse appunto questa rappresentanza. Com'è? Esatto, per cui da una parte c'è la questione del decentramento che non è assolutamente secondaria, perché è un processo verso il quale siamo andati da almeno un decennio, cioè adesso prima di Renzi c'era tutta una tendenza a decentrare, a dare più poteri sia agli enti locali che ai territori, quindi le suddivisioni. E quindi c'è questo tipo di ragionamento, c'è appunto il controllo di tipo politico. La giunta invece, al contrario, fa leva sull'aspetto tecnico e amministrativo, cioè dice: noi per ora stiamo facendo un'operazione puramente tecnica perché vogliamo fondamentalmente razionalizzare, ed è vero, cioè ha un enorme fondamento questa loro argomentazione, perché le municipalità hanno raddoppiato, triplicato servizi, cioè con il regolamento sulle biblioteche proprio è stata espressa, no, al massimo livello la frammentazione, perché ci sono appunto sei direttori che gestiscono ognuno le biblioteche per conto proprio, con una moltiplicazione di costi anche solo nell'acquisto dei libri pazzesco, e quel regolamento andava a disciplinare il coordinamento di questi direttori. Follia pura dal punto di vista proprio gestionale e logico. E quindi insomma l'argomentazione della maggioranza è che è un'operazione appunto di riordino di tipo tecnico amministrativo. Il nostro punto di vista è che in tutto questo discorso generale il grande assente è quello che dovrebbe essere invece il protagonista, cioè il cittadino, che non è una cosa demagogica, ma sta a indicare il fatto che in realtà nel metter mano al sistema delle municipalità bisognerebbe proprio entrare dentro i processi, i servizi, l'organizzazione, e capire dove ha senso mantenere la rappresentanza locale, cioè per cosa ha senso mantenere la rappresentanza locale, e per cosa invece ha più senso accentrare. A nostro modo di vedere dovrebbe essere appunto la partecipazione del cittadino a dare la chiave per le riforme, e questa è totalmente assente in tutte le commissioni che stiamo facendo su questo tema, che appunto sono tante, perché abbiamo modificato 8 regolamenti, principalmente, a parte quello generale delle municipalità, gli altri appunto miravano a depennare la parola municipalità per inserire organi competenti, direzione competente in modo generico. E come fanno sempre, questa riforma è anche calata dalla giunta e, insomma, e non ha coinvolto assolutamente il Consiglio per ora. Quindi questo sulle municipalità. E appunto i regolamenti sono specifici, per cui se vi interessa, perché appunto c'è quello, vai, se vi interessa avere qualche dettaglio su qualcuno, quello di questi per esempio regolamenti. Il regolamento delle biblioteche è stato praticamente abrogato per il semplice fatto che non era mai stato applicato,
Per cui se si è ritenuto la giunta di non stare lì neanche a toccarlo, ma di abrogarlo per eventualmente preparare un regolamento nuovo. Io vi dico qual è la mia opinione, al di là del fatto che poi ne discutiamo e vediamo assieme come votare, però vi dico qual è la mia opinione proprio personale. È quello che ho detto anche dalla prima commissione, cioè questo è un salto nel buio che ci propongono, perché appunto come dici tu si spassa via e neanche si informa su quello che sarà. Non sappiamo se... E già per me questo è un motivo sufficiente, in più si aggiunge il fatto che non, questa riforma che fanno non l'hanno fatta consultando né la cittadinanza né men che meno le municipalità, cioè per me tanto basta per respingerli tutti in blocco, questa è la mia personale opinione. Poi appunto come gruppo probabilmente si farà un ragionamento un po' più sfaccettato, però io farei così personalmente, poi vedremo. Fare una conferenza stampa per distinguerci di che tipo di opposizione noi stiamo facendo a queste delibere, cioè distinguerci dal modo a cui stanno facendo opposizione invece PD e Lista Casson, perché non abbiamo gli stessi identici obiettivi da raggiungere. I loro obiettivi probabilmente sono quelli di restare allo status quo. Il nostro invece è quello di andare ad una modifica, però coinvolgendo, appunto come dicevi anche tu, hai ripreso tu e che avevamo esordito qua, il coinvolgimento della cittadinanza.